Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Cosa hanno in comune Carlo Verdone, Fabio De Luigi, Piff e Diego Abatantuono? Il fatto di aver partecipato tutti quanti alla Festa del Cinema di Roma. Le storie che raccontano e che stiamo per scoprire insieme sono divertenti, ma affrontano anche tematiche molto attuali, in parte in qualche modo drammatiche. E poi la Festa di Roma da sempre, e quest'anno in particolare, non si apre soltanto al cinema, ma anche alle serie televisive. Ormai seguitissime, e in questo settore debutta anche TV 2000. Guardate! Carlo, per numero uno! Questa storia vuoi fare un film drammatico? Non potrebbe essere arrivato il momento. E il pubblico vuole ridere! Ne devi tornare a fare i film con i personaggi! Ma sei tu o non sei tu? Perché secondo me sei tu. Sono io. Io ho avuto molto coraggio a fare questa vita da Carlo, perché sì. Il 35%. E mi tengo anche basso di quello che voi avete visto, fa parte della mia vita, fa parte delle dinamiche della mia vita. Però secondo me è un po' più del 35%. È possibile. Un produttore che dice che la gente vuole ride e che devi continuare a fare i personaggi. Sì. Questo mi sa che ogni tanto te lo sei sentito dire, no? Oppure no? Sì. Certo. C'è la signora in uno stato terminale che chiede di incontrarmi per ringraziarmi, anche quella è una cosa vera. Ma lo sai che me l'avevi raccontato in un'intervista? Perché quello è presente anche in un racconto del mio libro, La carezza della memoria, soltanto che qui l'ho romanzata in maniera diversa, però anche quello è un episodio vero. Il sindaco di Roma è un episodio vero. Ma certo, qualche anno fa sono venuti per propormelo, ma io ho detto di no, perché no. Invece qui tentenni, insomma. Qui ci vabbè, pensi, devo tentennare, eh? Perché è una serie, in realtà là l'ho chiusa in 60 minuti. Cosa potevamo farsi? Il problema di questa città è una carenza di educazione civica. È sozza Roma! Noi vogliamo che tu faccia il sindaco di Roma. Ma in che senso? Eccolo! Te la faccio da sindaco, te? Chiediamogliela ai ragazzi, ma lo volete? Che ne pensate come no, sindaco per di Roma? Dio, no, io lo voterei. Domani mattina, quando finisce il turno, devi andare. Non ce la faccio finire il turno. Ma non c'è nessuno che la può sostituire. Che c'è, eh? Sicuro che andrà tutto bene. L'importante è che non dici cazzate. Deliveroo. Cazzo, ma se cominciamo così. Siete un po' la strana coppia in questo film. È anche una scoperta, è la prima volta che lavorate insieme, vero? Sì, è la prima volta. Ci conosciamo da anni e magari uno pensava che già avevamo fatto delle cose, perché a me me l'hanno chiesto, però ci siamo frequentati, io conosco la sua famiglia, lui la mia, e quindi questo già è un bel passo avanti, però il film è il primo. Senti, ma lo sai che Diego si porta sempre un ventilatore con sé? Sì, guarda. Sì, lo so bene, appunto, abbiamo appena detto che abbiamo conosciuto le nostre famiglie, sono stato a casa di Diego e conosco i suoi ventilatori. Io lo porto in funzione anche della temperatura. Che oggi? Oggi ci sono 30 gradi. Beh, che? Dica 33. Ma cosa dici? No, mi sembrava una cosa da... Mi dica cosa? Come si sente? Come... Che... Ho dei fortissimi crampi allo stomaco, ma sono davvero delle coltellate, dottore, io non Quindi so. Lei sente questi fortissimi crampi allo stomaco tipo coltellate? Non gridare, parla piano, se no si accorge. Lei sente questi fortissimi crampi allo stomaco, mi stava dicendo, tipo coltellate che danno molto fastidio. No, ma neanche però sussurrare. È un tono normale. Da quello che ho capito, le fa male lo stomaco. Sì. Senti, Franca, ma tu ti faresti curare da Diego? Beh, io da Diego mi farei fare. Sì, mi farei curare. Diego sa cucinare molto bene, qualsiasi cosa. Se Diego ha un'idea. Non guarisci se cucino io. Secondo me invece c'è una cucina molto salutare, Diego. No, invece ci facciamo bene l'uno con l'altro perché stiamo bene assieme e ridiamo molto. Ridere insieme è sicuramente una medicina, la miglior medicina. Poi la risata di Franca è contagiosa. Esatto, quello che bisogna stare attento, adesso sta cercando, gli hanno installato un volume. Perché si sta registrando sul taglio del film, a seconda del film lui ha usare la risata. Dottore? Dica. Dottore? Adotto? Ma che faceva, dormiva? No, signore, era solo un'impressione. Mi stavo concentrando sui battiti, signore. Eccoli qua, vede? Niente di preoccupante, è solo una reazione allergica. Monsieur, ti faccio un tavolo con me. Ci facciamo un selfie, ricordo? Sì. Ok. Dite tachipirina! Tachipirina!
In comune hanno che sono due persone estremamente sole che in questa nottata che passa durante il film finalmente trovano compagnia e trovano il modo di confrontarsi e magari di conoscersi meglio. Sì, diciamo che stare insieme a qualcun altro è meglio che non stare da soli. Star da soli è la peggiore delle soluzioni per tutti i problemi. Buongiorno, senta, dovrebbe esserci un problema sul vostro portale, perché io riesco ad inserire nome, cognome, poi quando vado sull'età a 40 si blocca e non riesco a mettere la mia di età, capisce? Chi sarebbe? 48. Non so, magari c'è qualche cosa, un virus, non so. Aspetti in linea, verifichiamo subito. Ah, grazie, molto gentile. Abbiamo scoperto il motivo, signore. Il nostro algoritmo non lo prevede. Non prevede cosa? L'algoritmo non prevede 48 anni come opzione. Come non prevede? Scusi, uno che ha più di 40 anni come fa? È un po' l'atteggiamento degli italiani rispetto a un fatto che fino a quando non ti tocca rimani a guardare, poi appena ti tocca diventi il paladino. È un atteggiamento che purtroppo in Italia c'è spesso e ed è il rider o le condizioni rider è il caso più emblematico. Questa tipologia di lavoro che viene presentata come una gran figata, lavori quando vuoi, che verità, può anche essere così, però in realtà non è vero che lavori quando vuoi, lavoro quando lavorano loro, vogliono loro. Io non so perché, ma la mattina mi alzo sempre felice. È un lavoro fatto con una squadra, gli attori coinvolti sono tutti bravissimi, sono molto giovani alcuni, ma sono bravissimi. Abbiamo fatto i salti mortali, però la qualità, io quando ho visto il prodotto realizzato, la mappa che abbiamo fatto, mi sono meravigliato, guarda. Un po' anche mia moglie si è meravigliata, dice ma sempre vestito da prete, ma non è che ci stai a prendere il vizio. E allora in bocca al lupo anche per questa nuova avventura. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, ma voi restate là perché tra poco andiamo a festeggiare il compleanno di un'attrice amatissima, Monica Vitti. Ci ritroviamo tra pochissimo qui ad Effetto Notte. Bentornati, tra pochi giorni Monica Vitti compie 90 anni. Quando immagino Monica Vitti la immagino un po' come la bella addormentata, c'è ma non c'è. Sicuramente ci manca, ma il suo cinema ce lo portiamo nel cuore. E allora adesso noi Monica Vitti la vogliamo raccontare come attrice e come donna con l'aiuto di Fabrizio Corallo che l'ha conosciuta bene, è un giornalista che da tempo si occupa di cinema e che di lei ci svela aspetti inediti ma anche molto personali ed intimi in un bel docufilm che si intitola Vitti d'arte, Vitti d'amore. Senti, che augurio facciamo a Monica Vitti? Diciamo buon compleanno Monica, perché è quasi surreale farle un augurio. C'è una preziosa testimonianza di Michele Placido che la conosceva bene avendo lavorato con lei spesso, che diceva di come negli anni scorsi qualcuno gli aveva detto che all'alba facevano delle passeggiate a Villa Borghese lei e suo marito e lui aveva creduto una mattina mentre faceva footing di individuare da lontano. Però al di là del fatto appunto che sia stata davvero lei o meno, evidentemente è una situazione di qualche anno fa, sappiamo che lei in ogni caso negli ultimi anni è sempre a casa con il marito e con una badante e che evidentemente è in una situazione di non visibilità, però la cosa che appunto ripeto mi ha sempre colpito e che anche mi emoziona e mi commuove è vedere da questa ammirazione trasversale diffusa a qualsiasi livello tra gli spettatori e tra la gente normale, comune di ogni tipo che la vive come un punto di riferimento per cui anche se lei è lontana dai riflettori evidentemente brilla e molto negli occhi della gente. Sono come tu mi vuoi,
qual è il segreto di Monica Vitti? Perché piaceva e piace ancora tantissimo, no? Perché proprio è così presente nel cuore del pubblico? Secondo me lei come artista, come attrice, ha avuto la grande opportunità e il grande talento di saper incarnare dei tipi di donna molto differenti in cui ci si identifica facilmente, persone di ogni generazione e poi anche da parte dell'universo maschile c'è comunque simpatia, affetto e gratitudine e rispetto, perché comunque il talento era smisurato e la sua grande capacità di adattamento ai temi nell'aria, del saper cogliere un po' gli argomenti della società man mano che appunto i tempi evolvevano, l'hanno portata a essere una testimone attenta di tutto quello che succedeva, per cui magari acquistava i diritti di un libro come Teresa la Ladra, chiamava degli sceneggiatori maestri della scrittura come Age Scarpelli per portare degli elementi di commedia in alcune storie che aveva scelto, e comunque aveva una grande capacità di cogliere il suo tempo e con grandissimi tempi comici. Franco Zeffirelli disse: una vera attrice deve essere proprio così, un complesso di attributi da scoprire poco a poco, uno alla volta. Lei crede che nella sua personalità vi siano degli attributi artistici ancora da scoprire? E quali sono? No? Me lo auguro. Cioè, io immagino che il meglio sia ancora stato scoperto. Questa è la mia speranza. Cioè, ho sempre la sensazione che il mio film non l'ho ancora fatto, che il meglio di me non sono ancora riuscita a darlo. Questa è la sensazione che ho. E poi gli amori, vabbè, non abbiamo qui il tempo di ripercorrere, però ce lo dicevi anche tu, è molto bella questa immagine di Russo, no? Che comunque proprio deciso di dedicare una fetta ormai forse preponderante della sua vita a lei, no? Al grande amore della sua vita. Certo, sì, io ho grandissima ammirazione e rispetto per questa sua voglia e necessità di riserbo. E lei ha avuto appunto tre storie importanti con Michelangelo Antonioni, con il Carlo Di Palma, prima direttore della fotografia e poi regista che l'ha diretta in tre film, e poi il grande amore è stato Roberto Russo dalla metà degli anni 70 in poi fino ad oggi, e così continuerà, perché lei diceva che comunque si sentiva molto più a suo agio se i suoi compagni di vita appartenevano in qualche modo all'ambiente artistico professionale, perché sentiva la necessità del confronto anche dopo il set, anche dopo il palcoscenico, anche dopo le riprese televisive, come una specie di continuo alimentare questa fabbrica di energia e di talento, e per cui lei parlava di rapporti che erano di amore ma anche di vicinanza, di fratellanza, di complicità, e quindi credo che sia il dato comune che ha caratterizzato i suoi tre grandi amori della vita. E allora, se lo ami tanto questo signore, perché non sei scappata con lui invece di portarti appresso il marito? Eh no, ma perché io senza di te non ci posso stare? Non posso farne a meno, sai, io ti amo. E poi l'amicizia con Sordi, è veramente stato un amico del cuore. L'amicizia con Sordi, no? è divertente, curiosa. Barbara Alberti parla nel documentario della loro complicità, di un grande amore, anche se poi non era in realtà un amore esattamente alla pari. Probabilmente Sordi aveva una sorta di ruolo di paterno o di fratello maggiore, però si sono sempre amati, rispettati e stimati tantissimo. Io ho chiesto: che rapporti hai avuto con lui? Il film del cuore per te? Il mio del cuore è Dramma della gelosia, che è una commedia di scuola che tutti conoscono, con lei, Mastroianni e Giannini, del 1970, perfetta come appunto i tempi comici che Giannini ricordava nell'intervista, ma anche scritta da scuola con Age Scarpelli, anche per un racconto che sapeva essere sia popolare che sofisticato, sia divertente, sia profondo e amaro.
Ora il mio cuore è spezzato a metà. Ma chi scelgo tra di voi? Chi rinunciare di voi due? È più facile imputarci un braccio o un altro. E allora davvero tanti tanti auguri di buon compleanno a Monica Vitti. Noi adesso andiamo a incontrare un'altra attrice appena ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Lei è la figlia di Janet Leigh e Tony Curtis. Sto parlando di Jamie Lee Curtis. Nella sua vita ne ha visto un po', ma lei è tostissima, non molla, torna come nonna nel nuovo capitolo di Halloween. E a proposito di Halloween, non so come la pensate voi, ma insomma speriamo che non succeda quello che stiamo per vedere. Io già ho un po' paura, guardate. Siamo così felici di averla qui. Halloween è un cult, lei è un cult. Lei come se la sta vivendo? What can I say? Che dire, sono scioccata ma anche felice che un festival si ricordi di me. Non sono mai stata neppure invitata a un festival. Nessun film ci è mai andato e quindi a 62 anni essere qui è per me un'immensa soddisfazione. Mia nonna aveva ragione. L'uomo nero era reale. È finita. Non potrà più fare male a nessuno. Certo, questo nuovo Halloween è impegnativo, violento. Una storia su cui lavoro, pensate, da 43 anni. E ne è felice? Lo sono davvero. Certo, è impressionante pensare che ho fatto la stessa parte per 43 anni e forse con il nuovo capitolo di Halloween saranno 45. È incredibile, lo so. È bello, non so che altro dire. Il male muore stanotte. È vero che non amava i film di paura, ma poi è diventata, insomma, l'icona che è? Li odio e continuerò a odiarli fino alla fine della mia vita. Sono grata che il pubblico li ami, ma io non li amo e continuerò ad odiarli fino alla fine. Ma sono molto paurosa anche nella vita. Vi voglio raccontare una cosa. Io sono una persona che si spaventa facilmente. Davvero, mi basta niente. Sono tesissima e fin da piccola ero così. Posso persino mostrarti delle fotografie. Sembravo sempre terrorizzata. Ecco perché sono così brava in questi ruoli. Sia mia madre che mio padre non avrebbero mai immaginato tutto questo. Sono madre di due figli e so cosa voglia dire essere orgogliosa per un genitore. Janet Leigh e Tony Curtis sono stati due grandi star, ma soprattutto sono stati bellissimi tutti e due. Io invece sono sempre stata quella originale e divertente, ma continuo ad avere un affetto immenso per i miei genitori. Qual è il suo segreto? Lei ne ha viste tante, ma è sempre in grande forma, insomma, è sempre una grande star. Cioè, le va di raccontarcelo? Grazie, sei molto gentile. Ti dico due cose, il senso dello humor ed essere sobria. And I'm sober. Lo sono da tanto tempo, ma non è stato sempre così. Nella mia famiglia l'alcol e le dipendenze hanno rovinato tutto. Non sono sola, tante famiglie sono state distrutte dall'alcol. Io sono sobria da 23 anni e ora ho la libertà di essere me stessa senza filtri, senza alcol, senza droghe. E questo è il segreto, quello che mi permette davvero di essere viva, di essere me stessa. Più uccide, più si trasforma. Scappate, andate via! È male allo stato puro. Sto venendo a prenderti, Michael. E allora grazie a Jamie Lee Curtis, questa è un'intervista che non dimenticherò. È stato davvero un piacere incontrarla.
E allora, cari amiche e cari amici, siamo al momento dei film da vedere. Abbiamo scelto due storie diverse, una più spettacolare, un'altra più intima, ma in comune hanno cuore ed emozione, elementi che ogni buon film dovrebbe avere. C'è la commedia all'italiana, che senza nulla togliere al grande cinema americano, loro non comprendono. Non è che non la comprendono, la apprezzano, ma non sanno farla. E quindi c'è la nostra anima, cioè in questo film c'è veramente, c'è da Spielberg a Monicelli a Tarantino, cioè non c'è per imitazione, c'è per assorbimento. Io come faccio senza te? Ma non ci separa nessuno, manco la guerra. Seconda guerra mondiale, un circo e quelli che in apparenza sono mostri. Sotto le bombe cercano di fuggire, di rifarsi una vita, ma in agguato c'è un ufficiale nazista che su loro vuole sperimentare. Un colossal all'italiana, ma che nulla ha da invidiare al cinema internazionale, perfettamente girato, montato, musicato. Claudio Santamaria, irriconoscibile, è il lupo, ma non c'è solo lui. Mazza che schicchera! Io te l'avevo detto! Ma ci provo da schifo! Te non ci provare mai più! Sapete che ci ha provato? Io che ci ho provato! Te siamo visti, Se non si rivedemo, se ribecchiamo. Io a un certo momento me l'avevo pure dimenticato che eri te, la tua preparazione, quanto ci avete messo. Io ho 4 ore, 4 ore e mezza avevo ogni mattina di trucco. Per questa non fa più semplice. E anche Pietro, anche Pietro. Diciamo Claudio un gradino sopra tutti. No, Giancarlo zero, una parte di tutto. Sì, c'è un trucco da clown quando è stato necessario. Invece a te tutti i giorni ti preparavano. Calotta, parrucca, ciglio decolorate. Però non è il posto più bello del mondo. Vedi tu, dice chi? Mi detrae, chiamala, dentro un scienziger Hoffnung. Ma sono mostri o no? No, assolutamente, sono... sono pieni di umanità. Sono speciali più che mostri. Sì, 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 assolutamente. 3, 2, 1, dai! Un film che non è soltanto la storia che racconta, ma che identifica un'amicizia che dura da tempo tra il suo regista, Almodóvar, e la protagonista, Penelope Cruz. Io non sono pentita, però. Io sì. Piccolo, non dire così. Madres Paralelas, parla lo stesso Almodóvar, affronta il tema della maternità attraverso la storia di due donne che condividono una stanza di ospedale. Stanno per partorire, le loro vite sono diversissime, ma il film non parla solo di questo, parla anche di antenati e discendenti, delle verità del passato storico e di quelle più intime dei personaggi. Sembra tuo padre, identica a tuo padre. Non so com'era mio padre. Era colombiano, no? Venezuelano. Sotto traccia c'è il dramma del franchismo, dei desaparecidos e della guerra civile spagnola. La cosa più difficile era dirtelo. E ora te l'ho detto. Per la Cruz, sono parole sempre dello stesso Almodóvar, il personaggio più difficile, probabilmente più doloroso, non a caso premiato con la Coppa Volpi a Venezia. Ma in questo caso, insieme al cinema, conta anche la vita vera. Con questo film Pedro ha fatto qualcosa di davvero coraggioso, speciale. Ancora una volta sono felice, contenta di essere stata scelta da lui. Vi sono davvero grata perché si è fidato di me. Mi ha dato nel tempo tutti questi ruoli incredibili e per me è un mito. È per lui che ho scelto di fare l'attrice. La nostra amicizia e il nostro sodalizio sul set dura da 22 anni e spero che ce ne saranno ancora molti altri. Amore mio, ti voglio tanto bene, sai? Hai tratti di mia madre. E con la bellezza e l'intelligenza di Penelope Cruz è arrivato il momento di salutarci. Viva il cinema che ci emoziona e viva soprattutto il cinema su grande schermo. Quando possibile cerchiamo di vederlo così. Effetto Notte torna la prossima settimana subito dopo il film. Mi raccomando, vi aspetto.